Siamo collegato, abbiamo sentito USL Umbria 2 che ha proceduto a dei provvedimenti di sospensione nei confronti di 7 tra infermieri e operatori sociosanitari. Noi siamo collegati col dottor Piero Carzili, direttore amministrativo della USL Umbria 2. Buongiorno, dottor Carzili. Buongiorno a tutti e buongiorno ai telespettatori di Umbria TV. Grazie per essere con noi. Io le chiedo intanto se questi numeri che abbiamo dato, questa cifra, deve essere aggiornata perché sappiamo che facevate delle verifiche. Sì, indubbiamente è una cifra iniziale, inizialmente abbiamo sospeso 7 persone, qui se n'è giunta un'altra, nella giornata di venerdì e tra l'altro va in questa sede riferito che uno degli operatori è sospeso, prontamente si è sottoposto a vaccinazione nella giornata di sabato. Quindi eravamo saliti a 8 con l'ulteriore dipendente che era stato sospeso nella giornata di venerdì, ora siamo ritornati a 7 perché abbiamo subito revocato il provvedimento avendo ottemperato alle disposizioni di legge nella giornata subito di sabato, uno dei 7 operatori inizialmente sospesi. Stiamo procedendo con ulteriori verifiche ed accertamenti perché abbiamo un elenco molto lungo, di personale che non è vaccinato, ma non si tratta solo di dipendenti dell'azienda sanitaria USL Umbria 2, ma si tratta di operatori, esercenti una professione sanitaria che risiedono nell'ambito del territorio di competenza della nostra USL, ma che, hanno rapporti di lavoro anche con altre aziende sanitarie, Certo. sia umbre che, di altre regioni d'Italia. Ci può dare una Anche nei stima, confronti. dato che ha detto un elenco molto lungo, più o meno una stima? Allora, noi abbiamo avuto una prima comunicazione da parte della Regione dell'Umbria con 1.740 persone complessivamente che afferivano al nostro territorio e che abbiamo sostanzialmente interessato con una prima comunicazione inviata con la quale ricordavamo l'obbligo imposto Certo. dalla legge e quindi gli adempimenti necessari per soddisfare questo obbligo. E poi successivamente sono seguite altre comunicazioni con le quali siamo andati a stringere i tempi e ad intimare di eseguire la vaccinazione entro un termine dato. Certo. Ora, proprio tra oggi e domani, dovrebbero essere spedite altre 100 comunicazioni a nostri dipendenti e con questo dovremmo andare ad esaurire il pacchetto dei nostri dipendenti e quindi un centinaio di persone sostanzialmente che vedranno recapitarsi Il la sollecito, comunicazione con diciamo. invito a vaccinarsi entro 5 giorni. Lei crede, un po' dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, che questa misura che è prevista dal decreto, appunto a cui faceva riferimento, come deterrente, come stimolo, insomma, a sottoporsi alla vaccinazione, che nel rispetto dell'opinione di tutti, però per chi opera nella sanità indubbiamente è una scelta quasi, quasi, diciamo, moralmente necessaria. Pensa che questo provvedimento possa fungere da deterrente, possa convincere altre persone? Che ne pensa? Crediamo di sì, tenendo conto che insieme al provvedimento per i nostri dipendenti di sospensione, noi siamo tenuti ad emettere un provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e questo viene trasmesso all'ordine della professione di appartenenza del dipendente e indipendentemente da dove, se sia esso o dipendente USL oppure di un datore di lavoro privato, ovvero libero professionista. Nel momento in cui viene emanato questo accertamento, chiaramente non può esercitare la professione in nessun ambito sul territorio nazionale. Per cui è una conseguenza molto grave. Se si tratta di un dipendente, poi potrebbe portare alla sospensione anche dal trattamento economico. Dico potrebbe perché la legge prevede anche la possibilità di ricollocazione su funzioni diverse che non implichino contatto interpersonale. Nel Certo. caso nostro abbiamo verificato che questo non era possibile e quindi siamo andati subito direttamente alla sospensione con privazione dello stipendio. E, però ecco, ripeto, fondamentale è l'accertamento che viene fatto in modo ufficiale da parte dell'azienda sanitaria di inadempimento riguardo all'obbligo vaccinale e questo viene trasmesso all'ordine di appartenenza, di iscrizione. Chiarissimo, io dottore la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie anche a voi, Buona grazie. giornata, era Arrivederci. il dottor Piero Carsili, direttore amministrativo della USL 2 di Terni, che come abbiamo detto ha provveduto a 7 provvedimenti di sospensione, 8, ma per un soggetto, come ci ha detto il dottor Carsili, c'è stato un ravvedimento, si è
vaccinato sabato, dunque i provvedimenti tornano ad essere 7. L'altro tema di questo periodo di Ferragosto, l'altro problema, potremmo dire, dell'Umbria, meno grave rispetto ad altre regioni, ma più grave rispetto al passato, è quello degli incendi. È caccia al piromane della serie di incendi che ieri hanno interessato diverse località del